Allora, buonasera a tutti, diamo tempo agli ultimi arrivati di prendere posto. Grazie di essere qui anche oggi al terzo incontro del nostro ciclo. Scusatemi ancora per l'assenza della volta scorsa, ero impegnata altrimenti, ma mi sono precipitata il giorno dopo a vedere il video della lezione. Mi sembra che sia andata molto bene, sia stata molto interessante. Ne approfitto per ricordarvi che grazie ad Andrea Freccioni, a tutti i suoi colleghi e collaboratori e all'ufficio comunicazione della Scuola Normale Superiore, il giorno dopo la lezione o al massimo due giorni dopo sono già disponibili online i video con il materiale eventualmente caricato e messo a disposizione dagli autori. Se io li ringrazierei di cuore per il lavoro eccellente che fanno tutte le volte. E, dunque, oggi abbiamo con noi Marta D'Amico, che è dottore di ricerca, è stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa e che ora insegna all'Istituto Comprensivo Carducci di Santa Maria a Monte. E ci parlerà della riflessione grammaticale e la pratica della scrittura, tenendo sia la prima parte sia la seconda parte laboratoriale. Grazie a tutti e cedo subito la parola a Marta D'Amico. Grazie. Mi sentite? Ok. Qual è il programma scusate, sono un po' raffreddata. Il programma dell'incontro di oggi. Dunque, in questa prima parte affronteremo un discorso un pochino più teorico, ma che ci serve, diciamo, per stabilire dei problemi attorno ai quali è più opportuno, più utile riflettere, mentre ci sarà poi una seconda parte con vocazione più applicativa in cui cercheremo anche di individuare delle idee di percorsi didattici. Dunque, la prima parte l'ho intitolata Quale educazione linguistica? Ed è fondamentalmente un inquadramento del dibattito sull'educazione linguistica, in particolare dagli anni 70 a oggi. Ovviamente sarà una carrellata abbastanza rapida, con un particolare riferimento all'insegnamento della grammatica. Questo per arrivare nella seconda parte a tentare di elaborare insieme un percorso didattico sull'insegnamento della sintassi del periodo e della testualità. Quindi ho elaborato delle proposte per una riflessione grammaticale, quindi per una un insegnamento della grammatica che però sia più vicino alla pratica della scrittura. Quindi tendenzialmente la grammatica è un insegnamento abbastanza separato nella nostra pratica quotidiana, cioè l'ora di grammatica, portate il libro di grammatica, ed è poi abbastanza staccato dalle altre cose che facciamo tutti i giorni, l'antologia, l'epica, eccetera. Invece, appunto, quello che vorrei tentare di fare oggi è proprio quello di tentare di avvicinare l'insegnamento della grammatica il più possibile alla didattica della scrittura. Nella seconda parte, ancora una volta, sarà divisa in due, diciamo, il percorso dalla parte dell'insegnante, quindi con i suoi fondamenti teorici, e poi invece il percorso dalla parte dei ragazzi con esercizi veri e propri e diciamo suggerimenti didattici.
Cominciamo quindi con questa carrellata. Partendo però dall'oggi, cioè da cosa ci dicono le indicazioni nazionali a proposito della didattica della scrittura e a proposito dell'insegnamento della grammatica. Qui ho fatto un po' un riassunto di cosa dicono le indicazioni nazionali a proposito della scrittura. In primo luogo, in tutto il primo ciclo, il percorso di apprendimento della scrittura richiede tempi distesi, diversificazione delle attività didattiche e interdisciplinarietà. Un progetto già da queste prime righe molto ambizioso. In secondo luogo, l'insegnante di italiano fornisce le indicazioni essenziali per la produzione dei testi di studio, cioè appunti, schemi, riassunti, eccetera, funzionali, narrativi, espositivi, argomentativi. Quindi l'insegnante di italiano ha il compito di trasmettere ai ragazzi, già nella scuola secondaria di primo grado, una competenza testuale, quindi gli deve insegnare come sono fatti i diversi tipi di testo a seconda della funzione comunicativa prevalente. Un altro obiettivo, un'altra indicazione, diciamo, molto preziosa è che gli esercizi di scrittura devono muovere da scopi reali. Di questo ne avete già parlato anche nel primo incontro e anche oggi proveremo a lavorarci. L'obiettivo finale al termine della scuola media è la produzione di testi di diversa tipologia e forma, coesi e coerenti, adeguati all'intenzione comunicativa e al destinatario, curati anche negli aspetti formali. Quindi obiettivo anche in questo caso molto ambizioso e spesse volte purtroppo direi non raggiunto. Ho avuto occasione di insegnare anche in dei corsi all'università e lavoriamo esattamente sempre su queste cose. È effettivamente un problema insegnare ai ragazzi come produrre testi adeguati alla finalità comunicativa richiesta. Quindi questo per quanto riguarda la scrittura. Per quanto riguarda la grammatica e in generale la riflessione sugli usi della lingua, bisogna dire che su questo punto le indicazioni nazionali sono un po' più precise, scendono un po' più nel dettaglio sulle strategie didattiche che si possono utilizzare, forse anche perché, come vedremo, c'è stata una riflessione ampia su questo nel corso degli anni. Dunque l'insegnamento grammaticale è un percorso graduale dalla grammatica implicita alla creazione di una grammatica esplicita. Quindi l'obiettivo dell'insegnante è quello di tirar fuori, come una maieutica, delle regole che i ragazzi possiedono già implicitamente e portarli a una padronanza di queste regole a un livello esplicito, consapevole. C'è subito poi una indicazione di metodo. L'insegnamento grammaticale si realizza con un metodo induttivo e con un'introduzione graduale della terminologia specifica. Già da questo punto forse possiamo individuare uno scollamento tra le indicazioni nazionali e la pratica didattica quotidiana. In realtà insegnare la grammatica con un metodo induttivo non è l'insegnamento della grammatica con un metodo induttivo non è così frequente nelle nostre scuole, anzi tendenzialmente l'insegnante parte dalla regola, poi si vedono gli esempi e poi si fanno gli esercizi. Mentre
invece appunto le indicazioni nazionali parlano di metodo induttivo, non danno poi suggerimenti ulteriori, quindi si limitano a questa indicazione metodologica molto generale, ma poi il tutto è lasciato a noi. Tra i suoi scopi, la riflessione grammaticale ha il potenziamento della capacità di comprendere e analizzare testi, quindi la riflessione grammaticale serve al potenziamento della comprensione dei testi. Un altro scopo è la formazione di una sorta di cassetta degli attrezzi, quindi di bagaglio di concetti e nozioni riutilizzabile per l'apprendimento di lingue nuove. E poi ha uno scopo, diciamo, più generale, di potenziare determinate abilità cognitive, che poi servono oltre gli scopi linguistici, quindi l'astrazione, il ragionamento deduttivo, il ragionamento induttivo, quindi di potenziare delle abilità cognitive che servono poi anche in altri ambiti. Allora, su quello che abbiamo letto finora, le osservazioni che di primo acchito vengono da fare sono che la scrittura e la riflessione grammaticale sono trattate come due ambiti disciplinari distinti, quindi non sono previsti dei raccordi fra questi due ambiti, sono due momenti separati nella pratica didattica. E poi che, come accennavo anche prima, mentre per quanto riguarda la riflessione grammaticale le indicazioni vanno un po' più nello specifico, parlando di metodi e obiettivi ben circostanziati, per quanto riguarda la scrittura sono chiari gli obiettivi ma molto meno le strategie didattiche, e quindi forse anche per questo che è utile proprio il tema che è stato scelto per questo ciclo di incontri. Allora, diamo un primo sguardo quindi torniamo alle origini, quindi questo che abbiamo visto finora è il punto di arrivo, vediamo più o meno da dove siamo partiti. L'espressione educazione linguistica pare sia stata coniata da Francesco D'Ovidio, quindi già nella seconda metà dell'Ottocento, nell'ambito dei dibattiti linguistici e pedagogici subito accesi dalle mutate condizioni sociali, culturali e scolastiche dell'Italia unificata. Come è noto, uno dei primi problemi che si pone all'indomani dell'unità è quello di insegnare l'italiano agli italiani. E quindi è chiaro che il problema di come farlo è un problema immediatamente presente a chi si occupava delle politiche scolastiche nel periodo post-unitario. Però questo termine educazione linguistica, a partire dagli anni 70 del Novecento, indica, ha acquisito, diciamo, un significato più tecnico e specifico, e indica uno specifico filone di ricerca che si occupa proprio, sia da un punto di vista teorico che poi sul fronte applicativo, di individuare le strategie migliori e i contenuti anche che devono essere trasmessi nell'ambito dell'educazione linguistica. Un anno importante per quindi questa nuova disciplina è il 1962, con l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 14 anni e l'istituzione della scuola media unica. Quindi l'educazione linguistica nasce anche in la riflessione, diciamo, su questo tema nasce anche in questo caso da un problema di ordine
pratico, cioè l'avvento di una scuola di massa. Arrivano nelle scuole medie i figli degli operai, i figli dei contadini, tutte diciamo le classi che fino a quel momento erano state escluse dai cicli di istruzione superiori a livello elementare. E l'insegnamento si deve confrontare quindi con un nuovo pubblico e deve rinnovarsi nei metodi e negli scopi. Nel 1963 un altro diciamo punto nodale della storia della nuova educazione linguistica è l'uscita del volume di De Mauro, Storia linguistica dell'Italia Unita. Che appunto propone una riflessione sulla storia linguistica italiana con le vicende linguistiche intimamente connesse e intrecciate a quelle politiche, economiche e sociali. Quindi si afferma anche nel campo della storia della lingua un'ottica che appunto vede la lingua come strettamente connessa alle vicende storiche, politiche, economiche, geografiche del paese. Sempre negli anni 60, nel 67, Don Milani scrive la sua lettera a una professoressa. Anche questo punto cardine del dibattito pedagogico di quegli anni. Arriviamo così nel 1975 alla pubblicazione delle 10 tesi per l'educazione linguistica democratica da parte del GISCEL. Il GISCEL è il gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica ed è un'associazione a cui collaborano i maggiori linguisti dell'epoca, che poi per la maggior parte sono anche i maggiori linguisti di oggi. Penso per esempio a De Mauro e a Lorenzo Renzi. Il GISCEL ha proprio come obiettivo quello di rinnovare l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole, in un senso democratico, appunto. Quindi è si tratta quindi di una elaborazione teorica con una finalità politica, possiamo dire, cioè di democratica, perché per adeguare la scuola, l'insegnamento a scuola, alle nuove esigenze di una società profondamente cambiata. In queste 10 tesi per l'educazione linguistica democratica troviamo dei principi molto generali per una nuova didattica, che sono le prime 4 tesi. Una pars destruens, quindi una critica alla pedagogia linguistica tradizionale, e poi le successive tesi sono tutte diciamo propositive. Adesso poi ne andremo a vedere alcune più nello specifico. Le 10 tesi hanno un impatto molto forte nel campo dell'educazione linguistica. Infatti negli anni immediatamente successivi, negli anni 70 e poi negli anni 80, c'è un forte rinnovamento nei manuali scolastici, sia che vedono sia un ampliamento massiccio dei contenuti che un rinnovamento nell'impostazione didattica. Vi cito velocemente il manuale di Simone, il libro d'italiano, che è un manuale rivoluzionario per quegli anni, perché insomma poi vedremo Simone tenta addirittura una degrammaticalizzazione dell'insegnamento linguistico.
E poi i manuali importantissimi di linguisti, quindi anche per la prima volta ci sono dei linguisti di professione, degli accademici, che però si dedicano anche alla produzione di manuali scolastici, come quello di Sabatini nel 1980 e dell'Altieri Biagi dell'84, la grammatica dal testo. C'è anche in questi anni un rinnovamento dei programmi ministeriali che accolgono numerose delle proposte che provengono dalle 10 tesi del GISCEL, e parallelamente si accende il dibattito anche in campo specialistico. Quindi continua la riflessione degli specialisti sul campo educativo, sul campo dell'educazione linguistica. Tra gli elementi delle 10 tesi che sono stati più unanimemente recepiti c'è innanzitutto quello della necessità di un apprendimento situato, cioè di una educazione linguistica che abbia come obiettivo lo sviluppo di competenze che siano riutilizzabili sia nella scuola per acquisire nuove conoscenze, sia al di là della scuola. Quindi di un apprendimento di, diremmo oggi con termini diciamo didattichesi, un apprendimento di competenze che dia delle competenze e non solo nozioni o conoscenze. Sul piano operativo, a livello di didattica della lingua, si diffonde la convinzione che sia importante lavorare sulla comprensione e sulla produzione di testi di diverso tipo, quindi non più solo testi letterari o solo testi diciamo preconfezionati ad uso didattico, ma anche testi appunto di vario tipo, articoli di giornale, testi burocratici, testi di varia finalità, anche diciamo testi con cui poi gli alunni si trovano a che fare nella loro quotidianità al di là della scuola. E parallelamente, quindi questo dal punto di vista della lettura, dal punto di vista della produzione viene messa in discussione l'utilità della pratica del tema. Quindi come è necessario educare i ragazzi a comprendere testi di diverso tipo, è necessario educarli anche a produrre testi di diverso tipo, quindi non solo esercizi nel vuoto, testi prodotti solo per l'insegnante, ma testi che effettivamente abbiano degli scopi che poi si possono ritrovare anche nella vita quotidiana. Un altro principio che si afferma abbastanza universalmente è la trasversalità dell'educazione linguistica, cioè il fatto che la scrittura, la lettura, la comprensione dei testi, ma anche il riassunto, la parafrasi, la schematizzazione, sono tutte attività che non devono essere esercitate solamente nell'ora di italiano dall'insegnante di italiano, ma devono essere curate dagli insegnanti di tutte le discipline. Un terzo principio che si diffonde abbastanza in fretta è quello, come si vedeva anche prima, della necessità di un ampliamento dei contenuti tradizionalmente inclusi nella didattica della lingua. Quindi non più solo grammatica o esercizio di scrittura o tema, ma anche una riflessione sulla storia della lingua, sulla pragmatica, sulla semantica, su tutte le discipline, su tutte le correnti della linguistica del Novecento. E infine arriviamo a quello che ci interessa di più in questa sede, la necessità di un rinnovamento dell'insegnamento della grammatica.
Su questo, come vedremo, si apre un dibattito molto fitto e che è in larga parte, a mio avviso, insoluto. Comunque adesso lo vediamo nello specifico. Vediamo quindi cosa dicono le tesi del Gischel proprio a proposito dell'insegnamento grammaticale. Cito dalla settima tesi delle dieci. Allora, innanzitutto l'insegnamento grammaticale tradizionale, poi vedremo cosa si intende per tradizionale, è parziale. Se riflessione sui fatti linguistici deve esserci a scuola, badate bene questa condizione, se, non è detto, essa deve tener conto anche dei fenomeni del mutamento linguistico, storia della lingua, delle relazioni tra tale mutamento e le vicende storico-sociali, storia linguistica, dei fenomeni di collegamento tra le conoscenze e abitudini linguistiche e la stratificazione socioculturale ed economico-geografica della popolazione, sociologia del linguaggio, dei fenomeni di collegamento tra organizzazione del vocabolario, delle frasi, delle loro realizzazioni e organizzazione psicologica degli esseri umani, psicologia del linguaggio, dei fenomeni del senso e del significato, della strutturazione del vocabolario, semantica. Ridotta a grammatica tradizionale, la riflessione dei fatti linguistici esclude dunque tutta la complessa materia di studio e riflessione delle varie scienze del linguaggio. Quindi, diciamo, queste tesi sono abbastanza estreme, vorrebbero includere nell'ambito della didattica della lingua praticamente tutte le scienze del linguaggio. Obiettivo sicuramente ambizioso e non disprezzabile, ma forse difficilmente applicabile, anche perché noi gli insegnanti stessi dovrebbero essere forse onniscienti. Un secondo punto un po' pericoloso delle dieci tesi è quello riguardante l'inutilità dell'insegnamento grammaticale tradizionale rispetto ai fini primari e fondamentali dell'educazione linguistica. E vediamo cosa dice il Gischel. Se anche le grammatiche tradizionali fossero strumenti perfetti di conoscenza scientifica, il loro studio servirebbe allo sviluppo delle capacità linguistiche effettive soltanto assai poco, cioè solo per quel tanto che tra i caratteri del linguaggio verbale c'è anche la capacità di parlare e riflettere su se stesso, cosiddetta riflessività delle lingue storico-naturali e o autonimicità delle parole che lo compongono. Pensare che lo studio riflesso di una regola grammaticale ne agevoli il rispetto effettivo è più o meno come pensare che chi meglio conosce l'anatomia delle gambe corre più svelto, chi sa meglio l'ottica vede più lontano. Allora, quello che ci stanno dicendo i membri del Gischel è che in realtà lo studio della grammatica serve a molto poco perché non favorisce lo sviluppo delle abilità, quindi non serve a comprendere meglio i testi, non serve a scrivere meglio, è un esercizio, per quanto diciamo sostengono loro, è un esercizio un po' nel vuoto. Tra l'altro una prima obiezione che mi verrebbe da fare leggendo questo testo è che in effetti forse chi conosce l'anatomia delle gambe può darsi invece che corra più svelto, non è una cosa così fuori dal mondo. Certo, poi serve l'allenamento, i muscoli e tutto il resto, però conoscere l'anatomia delle gambe in realtà serve a correre meglio. Comunque
a questa altezza cronologica, forse l'urgenza era quella di depurare la scuola da una grammatica normativa e pervasiva, anche eccessivamente presente nell'insegnamento. E appunto una grammatica insegnata in un modo molto svincolato dal resto delle attività previste dai programmi. Una terza critica, addirittura i membri del GISCEL si spingono a dichiarare la nocività addirittura dell'insegnamento grammaticale tradizionale, dicendo che le grammatiche di tipo tradizionale sono fondate su teorie del funzionamento di una lingua che sono antiquate e, più ancora che antiquate, largamente corrotte ed equivocate. Inoltre, per quanto riguarda specificamente le grammatiche della lingua italiana, a questo difetto generale va aggiunto, ed è necessario che tutti ne prendano coscienza, che tra le infinite parti dei nostri beni culturali in rovina o sconosciuti c'è anche questa, come non abbiamo un grande e civile dizionario storico della lingua. Così non abbiamo un grande e serio repertorio dei fenomeni linguistici e grammaticali dell'italiano e dei dialetti. Siamo nel 1975. Lavori in questo senso sono avviati, ma ci vorrà molto tempo prima che per l'italiano si disponga di una grammatica adeguata ai fatti. Costretti a imparare paradigmi e regole grammaticali, oggi come oggi, gli alunni delle nostre scuole imparano cose teoricamente sgangherate e fattualmente non adeguate o senz'altro false. Su questo, in effetti, gli studiosi del GISCEL avevano ragione. Tra l'altro il dizionario storico della lingua ancora non è concluso, non ce l'abbiamo, mentre invece dal 75 a oggi possiamo dire abbiamo una grande grammatica di riferimento per l'italiano e sicuramente un repertorio dei fenomeni linguistici anche dialettali è stato prodotto. Però effettivamente a questa altezza le grammatiche scolastiche non avevano una sistemazione scientificamente accurata a cui fare riferimento, e in quegli anni diciamo parte un lavoro importante in questo senso. Allora, cosa si intende brevemente per insegnamento grammaticale tradizionale? È un addestramento finalizzato al riconoscimento delle diverse categorie e sottocategorie di cui si compone la lingua e delle diverse possibili combinazioni di tali categorie in strutture di diversa complessità, cioè analisi grammaticale, analisi logica e analisi del periodo. Allora, questo sì, è l'insegnamento grammaticale tradizionale che nel 75 veniva diciamo individuato come la peste nera, ma azzarderei a dire che non è tanto diverso, diciamo, da larga parte di quello che viene fatto a scuola oggi. Cioè, quello che facciamo noi oggi a scuola è insegnare le categorie sottocategorie e insegnare ai ragazzi a riconoscerle. Quindi l'utilità di questa carrellata storica è perché le critiche che venivano fatte nel 75 forse diciamo, hanno una validità anche oggi, no? A quello che sperimentiamo quotidianamente. Un secondo punto che invece ci riguarda forse alla nostra altezza cronologica ci riguarda un po' meno, è che l'insegnamento grammaticale tradizionale effettivamente non era riconducibile a un unico modello teorico coerente, perché appunto non c'era una grammatica di riferimento per l'italiano, ma invece era costituito da un affastellarsi di nozioni stratificatesi nel corso della nostra storia.
Per quanto riguarda l'analisi grammaticale, il problema principale era proprio questo, cioè l'incoerenza nei criteri di classificazione delle parti del discorso, quindi un criterio formale che per esempio distingueva le parti del discorso in base alla variabilità o invariabilità oppure in base all'accordo, quindi a tratti formali morfologici, al quale si sovrapponeva un criterio invece nozionale semantico, cioè per che raggruppava le parti del discorso in base alla loro funzione, cioè in base diciamo al loro contenuto semantico, quindi per cui l'aggettivo esprime una qualità, però poi c'è l'aggettivo qualificativo, eccetera. Un criterio distribuzionale, quindi che classificava le parti del discorso in base alla loro collocazione, e un criterio funzionale, appunto, in base alla funzione. Per quanto riguarda l'analisi logica, il problema principale era quello della proliferazione di categorie inutili, problema che persiste, a mio avviso, anche oggi. Ogni grammatica che apro ci scopro qualche complemento che non conoscevo. Quindi la presenza di una selva di complementi dei quali non si riconosce l'utilità didattica. Quindi è tutta una serie di nozioni che il povero alunno è costretto a imparare a memoria, ma che poi tutto sommato ha sia un livello appunto cognitivo che a un livello poi di sviluppo delle abilità servono, penso che siate d'accordo, a molto poco. E un altro problema era quello dell'analisi, di un'analisi logica impostata per favorire poi il passaggio allo studio del latino, problema che noi oggi, forse anche purtroppo, non abbiamo più, i nostri studenti, solo una minima parte studierà il latino. E poi, per quanto riguarda invece la frase complessa, il periodo e la testualità, non c'era il recepimento del modello valenziale, quindi non c'era una distinzione tra frasi che appartengono al nucleo, quindi relative e completive, e frasi circostanziali, ma appunto anche lì c'era un elenco, una lista di frasi e delle loro caratteristiche soprattutto formali. E una scarsa considerazione per i fenomeni grammaticali che interessano frammenti di lingua superiori alla frase. Quindi tutti quei fenomeni che noi ascriviamo all'ambito della testualità, come l'anafora e i connettivi testuali. Tutti questi elementi erano proprio al di fuori del campo di osservazione. Quindi, in sintesi, le critiche all'approccio tradizionale erano di due ordini: da una parte di ordine pedagogico-politico, poi dall'altra di ordine teorico. Le critiche di ordine pedagogico-politico erano innanzitutto la normatività, quindi una grammatica prescrittiva. Così si dice, così non si dice, quindi che considerava come errori tutte le deviazioni dalla norma, quindi per esempio un ordine delle parole non standard veniva senza appello etichettato come sbagliato. Questo non si può dire. Inoltre la grammatica era monolingue, cioè fondata su un'unica varietà di italiano, il cosiddetto, quello che noi oggi chiamiamo italiano standard, un italiano già negli anni 70 molto lontano dall'uso, quindi un italiano di derivazione letteraria e burocratica, e quindi
un italiano che non trovava rispondenza con quello che poi quotidianamente chiunque si trovava ad utilizzare. Quindi una varietà astratta. E un'ultima critica appunto è quella dell'inefficacia, cioè il fatto che un insegnamento grammaticale così impostato non favoriva lo sviluppo delle abilità scrittorie o di comprensione, ma era appunto fine a se stesso. Per quanto riguarda le critiche di ordine linguistico-teorico, la grammatica tradizionale, l'abbiamo già visto prima, ha un ambito di applicazione molto ristretto, cioè la morfologia e la sintassi, mentre esclude la semantica, la pragmatica, la testualità. Ha come unico oggetto di analisi lo scritto formale, abbiamo già detto, impiega strutture concettuali approssimative e incoerenti fra di loro, è caratterizzato da un certo atomismo, cioè da un'analisi parola per parola o segmento per segmento, mentre invece non considera il testo nella sua globalità. Quindi ancora una volta non tiene conto della testualità. E una critica invece più su un piano metodologico è quella di avere come procedura didattica una procedura deduttiva, quindi il passaggio dalla regola all'esercizio, dalla regola al riconoscimento. Nei fatti, quindi come si è sviluppato il dibattito successivamente alla pubblicazione delle tesi? C'è stata, come accennavo prima, una proposta radicale di degrammaticalizzazione dell'educazione linguistica, in particolare con la proposta di Raffaele Simone di una grammatica implicita, cioè di un insegnamento grammaticale che a suo avviso sarebbe dovuto scaturire solamente dalla pratica dei testi. Quindi non più un insegnamento esplicito di regole, non più un momento di esercitazione finalizzata all'apprendimento della regola, ma secondo il suo pensiero sarebbe stato possibile far apprendere implicitamente le regole grammaticali agli allievi con la pratica dei testi, quindi leggendo e analizzando i testi, quindi senza dedicare un momento specifico alla grammatica e all'esplicitazione invece delle regole grammaticali. Lo stesso Simone poi correggerà molto il tiro in seguito in una direzione a mio avviso interessante, che vediamo a brevissimo. Una seconda proposta invece è quella di un nuovo modello grammaticale che sia sistematico e coerente e che sostituisca di netto l'impianto grammaticale tradizionale. È quello che prova a fare Parisi con il suo gruppo del CNR proponendo una grammatica razionale, che non vi sto a riassumere perché anche questa ha avuto poco successo. Mentre invece una delle proposte vincenti è quella di Lorenzo Renzi, che propone una grammatica ragionevole per l'insegnamento. Quindi è una proposta più moderata, cioè quella di depurare la grammatica tradizionale dalle incoerenze, dai diversi approcci e anche dagli errori che propinava. Quindi da una parte una
minuziosa depurazione delle incongruenze della grammatica tradizionale, dall'altra un modello sostanzialmente eclettico, cioè aperto ai diversi apporti della linguistica moderna nel momento in cui si dimostrino utili ai fini didattici. Poi lo vediamo più nello specifico. Lo stesso Simone negli anni Ottanta porta avanti un'altra proposta ancora, che è quella di un modello nozionale, che andiamo a vedere. Le grammatiche nozionali partono dall'identificazione di significati ineludibili della comunicazione umana, per esempio la categoria di tempo, spazio, quantità, e solo successivamente analizzano le realizzazioni formali e superficiali che queste categorie assumono in una data lingua. Quindi la categoria di tempo, come si realizza? Si realizza con una subordinata temporale, si può realizzare con un'espressione di tempo, con un complemento, con i tempi verbali, con l'aspetto verbale, insomma con diverse realizzazioni formali. Però la grammatica nozionale parte prima di tutto dalla categoria semantica di tempo, la scompone, l'analizza, vede com'è formata e solo successivamente si dedica all'osservazione delle diverse realizzazioni formali. Si tratta quindi di un percorso in larga parte inverso rispetto alle grammatiche formali, che poi sono quelle che si sono affermate e quelle che anche noi, diciamo, insegniamo, che invece partono dalle forme, analizzano le forme e poi spiegano quale funzione possono assumere quelle determinate forme. Per fare un altro esempio, la grammatica nozionale individua una modalità attenuativa, scusate, o di cortesia, tramite la quale si esprimono richieste. Di questa modalità, una volta individuata, si analizzano in un secondo tempo le diverse realizzazioni formali superficiali. Per esempio, si può utilizzare un imperfetto di cortesia, volevo una mela, o un condizionale di cortesia, vorrei, oppure diverse formule di cortesia, per favore, oppure si possono utilizzare le domande, eccetera. Mentre invece tendenzialmente il procedimento che noi attuiamo nell'insegnamento della grammatica è partire invece, per esempio, dall'imperfetto, studiare il paradigma e poi forse andare a vedere quali funzioni può assumere l'imperfetto, tra cui quella attenuativa. Però è ovvio che, secondo questo secondo metodo, ha più importanza la forma rispetto alla funzione comunicativa. Non so se sono chiara su questo punto. Questo modello nozionale però non si impone. Non si impone, anche se avrebbe avuto sicuramente dei vantaggi. Perché si presta meno di un modello formale a delle categorizzazioni rigide e poi, fatto non da poco, favorisce il confronto fra le lingue. Quindi non solo tra l'italiano e il latino, per chi lo studia, ma anche fra l'italiano e le lingue straniere. Nella realtà odierna, multiculturale, sarebbe anche utile quando nelle nostre classi abbiamo alunni che non hanno come lingua madre l'italiano. Quindi come metodo di apprendimento per una lingua seconda è sicuramente più efficace il modello nozionale. Tuttavia questo modello non si è affermato per due motivi principali. Da una parte che una grammatica di tipo formale e superficiale è indubbiamente più semplice, perché parte da oggetti immediatamente riconoscibili,
che sono le forme appunto linguistiche che si incontrano nei testi, mentre la grammatica nozionale implica un procedimento logico forse più complesso in partenza. E poi un secondo motivo, indipendente diciamo dalla specificità del modello grammaticale di riferimento, è un motivo socioculturale, cioè che la grammatica di riferimento che si è affermata per l'italiano è una grammatica formale. Quindi le principali grammatiche di riferimento, Renzi, Salvi, Cardinaletti, Seriani, Sobrero, eccetera, sono tutte grammatiche di impianto formale. E quindi poi anche nelle nostre scuole si è affermato fondamentalmente un modello formalistico. Okay. Si afferma quindi quella che abbiamo denominato la grammatica ragionevole, che è una grammatica sicuramente non prescrittiva, quindi un cambiamento molto grande rispetto all'insegnamento grammaticale tradizionale è che si afferma una grammatica attenta e sensibile ai diversi usi della lingua, quindi che non si focalizza su un'unica varietà di lingua, ma che e che non dice è giusto o sbagliato, ma dice è giusto in questo contesto, è sbagliato in questo contesto. Che è appunto, come dicevo, una grammatica di tipo formale, come del resto quella tradizionale, ma depurata delle incongruenze e aperta alle innovazioni. Una delle innovazioni, diciamo, che si è affermata con più forza nella pratica didattica è l'acquisizione del modello valenziale, sia per la frase semplice che per la frase complessa. Un'altra conseguenza dell'affermarsi della grammatica ragionevole è che la riflessione grammaticale diventa riflessione sulla lingua, quindi che comprende, oltre alla grammatica vera e propria, anche una riflessione sulla lingua in atto, quindi sugli aspetti pragmatici della comunicazione e la storia della lingua. Scusate. Nei nostri manuali, che si sono ampliati a dismisura, ci sono in effetti anche questi argomenti, anche se spesso forse siamo un po' impacciati nell'affrontarli, oppure pensiamo che non ci sia tempo, eccetera. Ok, allora, io per questa prima parte avrei finito. Se vogliamo fare adesso la pausa, poi dopo passiamo al percorso didattico. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda da porre. Abbiamo 5 minuti prima della pausa. Vediamo se avete domande, richieste di chiarimento. A fine. Questo... Sì, prego. Volevo sapere se può tornare indietro di qualche slide, di 4 slide, per riprendere il riferimento preciso, cortesemente. Sì, purtroppo non si vedono più. Non si vedono più? Non... Dunque, no, era relativo all'affastellarsi di eccezioni. Lo dico in sostanza, senza essere molto preciso sulla citazione. Si riferiva al fatto che la critica che questo gruppo volgeva alla grammatica tradizionale è quella di essere una somma di un affastellarsi di nozioni, diciamo, frammentate e spesso contraddittorie. La cosa singolare è, trovo buffo che degli alfieri del metodo induttivo che somma tanti particolari siano così contrari poi a una prassi tipicamente induttiva quale l'affastellarsi di piccole esperienze. Grazie.
L'affastellarsi è un affastellarsi storico, è che le categorie tradizionali partono ancora dalle classificazioni aristoteliche, con una ripulitura po'-royalesca seicentesca, un po' di razionalismo settecentesco, si sono effettivamente stratificate come si è stratificata la terminologia. Effettivamente degli anni 50, ora rubo il mestiere a Marta D'Amico, se voi prendete, non lo so, le grammatiche che andavano ancora molto, vi faccio un esempio, un collega mi ha raccontato che all'Università della Sapienza di Roma, ancora all'inizio degli anni 70, veniva consigliata come grammatica dell'italiano quella di Raffaello Fornaciari, uscita nel 1874. Cioè 100 anni prima, ora come se in 100 anni e quei 100 anni di storia d'Italia non fosse successo niente. Era illuminata quella grammatica. Fornaciari, per carità, rispetto a Corticelli, 1745, era stato un passo avanti enorme. Vi sto citando grammatiche generaliste dalle quali tutte le grammatiche scolastiche dipendevano, perché... la cosa, di nuovo rubo il mestiere a Marta, che lei non ha detto, negli anni 70 si è verificato per la prima volta una cosa strana, cioè sono state scritte grammatiche per la scuola, mentre le grammatiche per la scuola fino ad allora erano delle riduzioni di grammatiche generaliste, quindi grammatiche generaliste scritte per un pubblico, diciamo così, di persone colte, che dovevano affrontare soprattutto problemi di scrittura o letteraria o formale di alto livello, bene, venivano prese quelle e ne venivano fatte delle riduzioni scolastiche. Capite bene che a quel punto sì, d'accordo, era individuato un pubblico di studenti, ma non erano pensate per loro, erano categorie concettuali che presupponevano altro. I ragazzini si trovavano di fronte a queste grammatiche terribili, molto astratte, che facevano riferimento a una lingua letteraria che stava solo nei libri e non nell'esperienza quotidiana, e diciamo a quel punto l'insegnamento diventava veramente poco produttivo dal punto di vista della produzione attiva. Non stiamo parlando del concetto di nome, il concetto di nome risale ad Aristotele e funziona perfettamente, quello non è in dubbio, quello non è messo in dubbio, è messo in dubbio la regola, esistono, i nomi si dividono in nomi sostantivi di primo grado, ora sto inventando, nomi, aiutatemi, e veniva fatta tutta una casistica infinita con una terminologia presa un po' a caso e stratificata, e poi fai l'esercizio in questa frase individua diversi tipi di nome. Era questo che il Gischel contestava, e lo contestava in questo modo, diciamo, brutale, però collocatelo anche, sono del 1975 quelle 10 tesi, fanno parte di una temperie culturale che più o meno abbiamo vissuto, io c'ero ed ero alle scuole elementari, però c'ero, insomma me lo ricordo. E, quindi storicizziamole anche. Il loro obiettivo polemico erano queste grammatiche qui, che penso. La pars destruens ha portato effettivamente a una rivoluzione nei libri di testo. Una rivoluzione che, come tutte le rivoluzioni, c'ha delle fasi caotiche, quindi le hanno provate tutte. La prima grammatica di Simone, quella del 75, è di una difficoltà spaventosa, cioè io faccio fatica a capirla. Ecco, perché era un tentativo di reazione però a quel tipo di insegnamento tradizionale lì. Ora noi questa fase, io ho trovato molto opportuno questo excursus, perché
ci permette di inquadrare il problema. Ora noi siamo in un'altra fase, completamente diversa. Seriani ha chiamato, nella storia della grammatica scolastica, ha chiamato la fase, quella diciamo che si apre dopo il 1983-84, con la svolta dell'Altieri Biagi, di quella grammatica, la grammatica lì, dal testo. L'ha chiamata, e quindi una fase che durerebbe fino ad oggi, la chiama il tentativo di conciliare innovazione e tradizione. Per cui è avvertito ed è presente il problema che tutto quello che è stato buttato via, forse non tutto era da buttare via e va recuperato. E che però rispetto al Fornaciari o al Corticelli abbiamo fatto dei passi in avanti. Secondo me il problema vero dell'insegnamento della grammatica è questo, cioè riuscire a capire cosa di quello che è stato buttato via si può utilmente recuperare e cosa invece del nuovo che gli studi linguistici hanno offerto negli ultimi 30 anni si possa utilmente recuperare per la didattica. È sempre quello lo scopo, perché per le teorie linguistiche vanno benissimo. Però un conto appunto sono le teorie linguistiche molto raffinate e un altro conto è quanto di questa raffinatezza serve, e il problema è quello che secondo me individua Marta, non soltanto per fare della grammatica un raffinato esercizio cognitivo, sul quale credo che siamo tutti d'accordo, cioè si impara tanto analizzando i testi, si imparano leggi di generalizzazione, astrazione, sul valore diciamo cognitivo io non ho dubbi, ma come non ho dubbi sul valore cognitivo della matematica o cose di questo tipo. Il problema è che il valore cognitivo è una cosa molto importante, però poi c'è anche il problema di insegnargli a scrivere e a dominare un universo di scrittura che devono padroneggiare in una società complessa, tanto dal punto di vista passivo, quindi saper leggere tante cose diverse, quanto dal punto di vista attivo, saper adattare la propria scrittura in modo corretto ha diverse finalità. E il problema, secondo me, in questo momento, per quello che vedo io dal mio piccolo punto di osservazione, è proprio questo. Cosa del nuovo riusciamo a funzionalizzare alla didattica e cosa del vecchio è utile mantenere. Io il concetto di nome a mare non lo manderei, e neanche quello di verbo. Forse però, come racconto sempre ai miei studenti, la storia di sono andato al mare con la mamma non è complemento di mamma, perché la tendenza della tassonomia logica tradizionale è quello di creare tanti nomi di complementi quanta è la semantica delle parole coinvolte. Non ve lo racconto io perché è un giochino che conoscete tutti per esperienza. Smetto di rubare il mestiere a mano. No, vabbè, per rispondere, sì, è vero. Il metodo induttivo, no? Si affastellano tante cose, però poi anche si depura, no? Si giunge a qualcosa, cioè si cerca di poi raccogliere tutte le ipotesi raccolte per strada in un insieme organico che abbia una sua coerenza, no? Cioè il problema della grammatica tradizionale che veniva individuato era proprio questo, cioè dell'incoerenza e quindi anche della scarsa intelligibilità. Perché se si adottano 20 criteri diversi per analizzare lo stesso oggetto, è chiaro che è un po' spiazzante, insomma non si arriva a grandi verità, si imparano tante nozioni, ma il senso ci sfugge un po', secondo me. Comunque il problema ce l'abbiamo tutti, e io non ho soluzioni. Venga, va. No, ho
io ho ancora la paura che il più scarso dei vecchi ragazzi formati con le antiche grammatiche batta il migliore dei nuovi. Io ho questo sospetto qua, scusate, ma è una convinzione che mi sono fatto. Dunque, sì, però siamo sicuri che sia l'insegnamento grammaticale o che siano invece pratiche collaterali di lettura a determinare questo? Cioè, quanto non leggono i nostri studenti? E quanto leggevano, diciamo, gli studenti, ora anche gli studenti ai quali fa riferimento lei? Allora, vorrei capire se il deperimento delle conoscenze linguistiche è legato solo ed esclusivamente alla poca grammatica, perché poi pensiamo a cosa facciamo tutti noi, cioè, ma veramente poca grammatica gli insegniamo? Io tenderei a dir di no, insomma, grammatica gliene insegniamo anche parecchia. Io ho il sospetto che invece il deperimento di quelle come si dice, competenze, cosa sono, abilità, io non capisco niente della terminologia didattica, ma insomma il deperimento di quelle competenze lì sia dovuto piuttosto alle condizioni al contorno, cioè al fatto che non leggano più niente, per esempio, o molto poco. E infatti i risultati, per esempio, io almeno noto dal mio punto di vista che chi legge molto ha combinato con la grammatica che conosce, ha indubbiamente più capacità di riflessione metalinguistica, ha un vocabolario più ricco, ha una maggior sensibilità a cogliere la differenza tra le costruzioni sintattiche possibili, alternative. Quindi quello che lei nota come deperimento, io non sono sicurissima di attribuirlo a una scarsa conoscenza grammaticale. Penso che si tratti piuttosto, diciamo così, una scarsa esposizione alla lingua formale, che sia quella scritta, che sia quella orale formale. Però non ho risposte, mi piacerebbe sentire la vostra opinione da questo punto di vista. Altri interventi? No. Il dubbio che mi pongo io sempre più spesso è: ma quanto influisce su questo deperimento delle competenze il fatto che i ragazzi siano sempre meno abituati a scrivere? Perché la scrittura è una pratica, non basta la conoscenza, non basta la categorizzazione, però il problema che riscontro io alle scuole medie è che questi ragazzi sempre più spesso arrivano alle scuole medie senza aver praticato la scrittura, quindi magari possono avere anche dalle elementari delle conoscenze grammaticali categorizzate, estremamente chiare, ma poi alla fine, quando, come in qualsiasi disciplina, in qualsiasi applicazione, tu non fai pratica, alla fine è una conoscenza sterile, ma non è una reale competenza. E purtroppo meno si scrive, e il trend è un po' questo, si è intrapresa una strada per cui si scrive sempre di meno. Per noi è molto, molto difficile fare pratica di scrittura perché comunque serve tempo, però i ragazzi sono sempre meno abituati a scrivere. Servono i tempi distesi che ci sono scritti nelle indicazioni nazionali, vanno trovati. Ma sì, è che sempre di più servono distesi, perché la difficoltà che hanno arrivando alle scuole medie di anno in anno è sempre maggiore, a mio avviso, nell'esperienza. Quindi non lo so, forse un ritorno per certi aspetti alle vecchie pratiche, per cui una volta anche alle scuole elementari si facevano i cosiddetti pensierini, che sembra una banalità con tutte le nuove teorie didattiche, la didattica moderna, eccetera. Però alla fine l'espressione di un pensiero, il passaggio da un'idea all'espressione anche semplice di un pensiero breve, era utile e portava ad una pratica che era comunque un esercizio fondamentale per una costruzione anche di un pensiero diverso. E io sono d'accordo, tra l'altro
cioè a me per esempio capita di avere dei ragazzini molto anche intelligenti che magari sono bravi a fare l'analisi logica o del periodo, che però poi nel momento in cui si trovano a scrivere hanno dei problemi grossi. Quindi la relazione tra il conoscere la grammatica e il saper analizzare un testo dal punto di vista grammaticale e il saper scrivere o il sapersi esprimere non è automatica. Per quello appunto, quello che poi anche, cioè, l'idea che avevo avuto e che dopo vi racconto, cioè, è un po' quella di cercare di avvicinare questi momenti, no, della riflessione grammaticale, teorica, a dei momenti però che inglobino la conoscenza grammaticale in un esercizio di produzione, un ruolo più attivo, ecco, lo sfruttare la grammatica per produrre anche, non solo per analizzare in astratto. Più che altro il dubbio è anche questo: è vero, la lettura aiuta sicuramente, però quante volte ci troviamo di fronte in classe a ragazzi che magari leggono anche abbastanza per la media dei ragazzi di oggi, che però e magari hanno una buona capacità di comprensione anche di testi complessi, però di fronte al foglio bianco e alla necessità di scrivere anche un testo magari che viene proposto in una sua finalità pratica, hanno delle difficoltà enormi che per noi sono molto lontane, perché noi non avevamo questa realtà. Quindi quello che sto cercando di capire nella pratica scolastica è proprio questo: dove hanno questa difficoltà? È una difficoltà logica? È una difficoltà espressiva? Perché secondo me è purtroppo un grande guazzabuglio di motivazioni che hanno portato a questa situazione. Io la risposta non ce l'ho, non so se qualcuno vuole intervenire, insomma, oppure. Grazie. No, la risposta non ce l'ha nessuno di noi, se no non saremmo qui per cercare di chiarirci almeno il problema e provare a rifletterci insieme. La registrazione. Sono un'insegnante anziana ormai e sono sempre più convinta, e ci sono arrivata piano piano con la pratica, che per imparare a scrivere bisogna scrivere, non è vero che bisogna leggere. Me lo insegnò tanti anni fa, circa 30 anni fa, un grande ispettore che si chiamava Caro Tenuto, che ci teneva i primi corsi sulla linguistica. E lui diceva sempre: quando sento un insegnante che dice ai genitori, sa signora, non sa scrivere perché non sa leggere. No, non è vero, perché la scrittura deve essere allenata e deve essere anche guidata. Io spesso con i ragazzi, quando arrivano in prima media e mi trovo davanti a loro, vogliono fare il tema, arrivano dalla scuola elementare che dicono: ma il tema quando lo facciamo? Io dico: noi il tema lo facciamo in terza media, cioè il tema lo farai all'esame di terza media. Con questo voglio rassicurarli anche, nel senso che è tutto un esercizio per arrivare poi a produrre un testo completo. Io dico sempre: il testo è un puzzle e dovete imparare a mettere insieme pezzi del vostro testo. Allora comincio dalla descrizione, no? La prima cosa, descrizione, uso molto i testi d'appoggio e l'ho imparato grazie a voi 2 anni fa, usare il testo d'appoggio per produrre i primi testi e far capire ai ragazzi che tutti possono scrivere un testo coeso, corretto e, dico sempre, sufficiente, perché per scrivere bisogna scrivere. E quindi loro lo capiscono e acquisiscono anche fiducia, non questo stress del tema subito in prima media, no? Quindi arriviamo piano piano, lo costruiamo insieme. Ora noi stiamo facendo tanti esercizi per arrivare a fare il testo completo e vedo che hanno meno ansia loro e meno ansia anche i genitori, che quando vengono dicono: ma come, il tema non si fa? No, il tema è un obiettivo alto, quindi arriviamo piano piano
alla costruzione. Per quanto riguarda il discorso della grammatica, dell'insegnamento della grammatica, perché anche quella ormai, vi ripeto, sono anziana del mestiere, io quando ho cominciato a insegnare mi sono innamorata del metodo dell'Artieri Biagi. Allora, era una rivoluzione, io parlo di 30 anni fa, perché l'Artieri Biagi aveva veramente, era andata controcorrente, partendo proprio dal periodo e poi arrivando alla morfologia, no? Partire dal periodo complesso, poi il verbo, predicato verbale e così via. Io continuo, nonostante le grammatiche scolastiche non la impostino in questo modo, io però continuo a insegnare la riflessione linguistica, la riflessione la faccio come... E vedo che i risultati sono abbastanza buoni. Quando arrivano in prima media io parto proprio dal periodo complesso e poi piano piano dico è soggetto. Il soggetto può essere, può essere formato da un nome, un aggettivo. Ecco, però parto sempre dal tutto, perché il ragazzo vede il tutto, non vede il nome, l'articolo. E purtroppo le grammatiche che abbiamo ancora oggi nelle nostre scuole, apri la prima pagina, l'articolo, il nome. No, articolo e nome si fa dopo. Volevo condividere questa cosa con voi. Sì, io sono d'accordo, devo dire. Io sono d'accordo, sì. Semplicemente penso che appunto sia molto più produttivo partire dai testi, perché è una cosa che si comprende meglio e che è anche più appassionante rispetto a un esempio, rispetto a partire invece da una classificazione, da una tabella. Cioè la tabella può essere il punto di arrivo di un lavoro, però partire dalla memorizzazione di uno schema, ecco, è secondo me meno efficace, cioè più fare l'analisi del periodo in terza media, partire proprio, non so, da un brano dei Promessi Sposi. Ma non è difficile, non è difficile per capire la paratasse e l'ipotasse. Lo capiscono subito, perché vedono le virgole, allora le virgole sono tutte coordinate, oppure sono tutte dipendenti. Non è difficile, perché noi spesso sottovalutiamo i nostri ragazzi. Ad esempio quest'anno con la prima, con l'epica, alcuni brani, ci sono a volte brani in prosa, a volte in poesia, quindi a parte quelli in poesia, io faccio sempre dire, ma chi è che fa l'azione? Cerchiamo prima il predicato e faccio quella che noi chiamavamo ai nostri tempi la costruzione letterale. È un modo per comprendere, ma per imparare anche la sintassi della frase, perché comunque loro mettono in ordine, cercano il predicato, poi chi fa l'azione, il soggetto. Sono bimbi che vengono dalla scuola primaria, quindi hanno bisogno. E poi io gliela faccio riscrivere. Sarò retrograda, non lo so. Gliela faccio riscrivere in ordine e vedo che funziona. Ah, sì. Facciamo una pausa? Allora, sono le... Grazie a tutti per questo dibattito. Facciamo ora un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo con la seconda parte. Grazie. Allora, cominciamo. Appunto, andiamo subito a qualche proposta. Alla proposta, diciamo, di un possibile percorso che avvicini la riflessione grammaticale alla pratica della scrittura. Quindi con l'obiettivo, diciamo, di finalizzare maggiormente
la riflessione sulla lingua ha un miglioramento delle abilità scrittorie. Allora, partiamo da, diciamo, quello che dobbiamo, su cui dobbiamo riflettere noi per fare questo percorso, e poi dopo vediamo delle possibili applicazioni. Allora, partendo però da, diciamo, ci raccordiamo con la parte precedente, un pochino l'abbiamo già fatto anche con la discussione di prima, cerchiamo di nucleare velocemente alcuni nodi teorico-metodologici che ancora sembrano irrisolti, almeno per me, poi se volete aggiungete. Allora, in primo luogo c'è stato sicuramente un ampliamento, come abbiamo detto, dei programmi e dei contenuti proposti nei manuali, forse manca anche a livello universitario una formazione parallela per gli insegnanti, cioè gli esami di linguistica italiana potrebbero forse essere un po' di più. Diciamo, l'insegnamento universitario è abbastanza sbilanciato sul versante letterario per quanto riguarda le nostre materie, sulla linguistica forse ancora qualcosa di più si potrebbe fare. Un secondo punto che mi sembra ancora problematico è la, appunto, separatezza dell'ora di grammatica rispetto alla pratica concreta dei testi, cioè la riflessione grammaticale avviene soprattutto su esempi preconfezionati in momenti separati rispetto alla pratica dei testi. Per quanto riguarda le strategie didattiche, poi ognuno avrà una sua esperienza, appunto un suo metodo, però la strategia didattica prevalente mi sembra quella, ancora quella di tipo deduttivo, cioè il partire da una regola e dopo andare a vedere esempi, ancora una volta appunto esempi artificiali. C'è quindi un problema che diciamo, abbiamo a diversi livelli, ma forse sulla grammatica un po' di più, che è quello della motivazione anche dei ragazzi. Cioè, a volte è anche difficile sapergli spiegare a che cosa serve. Allora, cerchiamo innanzitutto di ricordarcelo fra di noi. Quindi, vabbè, l'abbiamo già detto, serve allo sviluppo di abilità cognitive generali, alla costruzione della grammatica generativa per lo studio di altre lingue, ma può servire la riflessione grammaticale forse anche al miglioramento delle abilità linguistiche, quindi la comprensione e la scrittura. Questo è vero, non è però automatico. Cioè, come quello che dicevamo prima, cioè non è automatico che la conoscenza della grammatica aiuti a scrivere meglio o a capire meglio un testo. Bisogna utilizzare alcune cautele e alcuni accorgimenti. Qui cito diciamo, chi ha già fatto questa riflessione meglio di me, che è Maria Loduca, un volume del 2003 che vi consiglio di leggere, poi dopo c'è il riferimento bibliografico alla fine delle slide, che sostiene: generalmente una pratica di riflessione grammaticale fondata sul testo si lega strettamente ad una pratica di manipolazione e di riuso del testo, quindi in definitiva di sviluppo delle abilità. Viceversa, una riflessione più astratta, stiamo parlando di riflessione grammaticale, più astratta, che opera su modelli di lingua e non su testi, scinde nettamente due momenti ai quali assegna finalità diverse e occasionali possibilità di reciproca contaminazione.
Forse il meglio, e io sono d'accordo con questa idea, sarebbe riuscire a integrare le due diverse prospettive e muoversi secondo un disegno organico e fondamentalmente astratto di riflessione sulla lingua, che contempli però al suo interno di essere continuamente integrato e arricchito dalle occasioni testuali. Quindi, in sostanza, sì, è necessario un momento di riflessione autonomo e anche astratto, anche lontano dall'uso, ma che si reimmerga di continuo, come in un circolo, nella pratica del testo. Dice ancora Maria Loduca: se per riflessione testuale intendiamo un complesso di attività didattiche che mirino al riconoscimento dei tipi astratti e delle forme concrete dei testi, analizzati nelle loro specificità strutturali, morfosintattiche, lessicali, stilistiche, se vi associamo l'individuazione per ciascun tipo e forma testuale dei modelli validi, cioè di quelle realizzazioni che per una qualche ragione possano essere considerate le più riuscite, se vi accompagniamo esercizi di riproduzione dei modelli e quelle forme di manipolazione dei testi che Silvana Ferreri egregiamente riassume in sintetizzare, parafrasare, sottolineare, espandere, prendere appunti, annotare, riordinare, formulare domande, articolare scalette, intervenire, ripetere, riassumere, concludere, se facciamo tutto ciò, è difficile pensare che alla fine di questo insieme di attività, così immediatamente e strutturalmente legate alla pratica dei testi, non serva anche a migliorare le abilità. Quindi le proposte metodologiche sono due molto semplici. Cioè, la prima è quella di progettare dei momenti di riflessione sulla lingua, sì, separati e preliminari, ma avendo in mente l'obiettivo, quindi finalizzati e immediatamente vicini, anche a livello temporale, al lavoro sui testi. E poi una seconda proposta è l'ideazione di percorsi didattici laboratoriali, che favoriscano l'uso di un metodo induttivo e il confronto con la lingua viva. Quindi non partire o non utilizzare solamente esempi creati ad hoc, ma confrontarsi con tutte le difficoltà del caso, anche con dei testi reali. Un'ipotesi di lavoro quella che vi propongo oggi, diciamo, è un esempio di percorso, poi ce ne potrebbero essere altri su altri argomenti, è un percorso laboratoriale che parta da questioni relative alla sintassi del periodo, della frase complessa, ampliando però l'orizzonte di osservazione, da un lato in profondità, cioè dai fenomeni formali, superficiali, verso la semantica dei costrutti, quindi verso l'articolazione logica e semantica dei costrutti. Dall'altro in ampiezza, cioè che possa passare dalla frase complessa al testo nella sua interezza. Gli obiettivi sono, da un lato, quello di sanare le aporie e le contraddizioni che derivano da un approccio esclusivamente formale, cioè spesso quello che noi insegniamo ai nostri ragazzi poi non regge al confronto con i testi reali. I ragazzi magari hanno imparato a menadito una definizione, sanno riconoscere i tipi frasali quando li proponiamo l'analisi del periodo, ma poi, siccome non sono sciocchi, quando poi si trovano di fronte a un testo notano che ci sono delle cose che non tornano in quello che gli abbiamo detto. Ora poi mi spiegherò meglio. Quindi un obiettivo è quello di dare delle risposte alle contraddizioni che vengono sollevate da un approccio esclusivamente formale. L'altro obiettivo è quello di creare appunto questo ponte che tutti vorremmo tra la riflessione
metalinguistica e la pratica concreta dei testi. Allora, questo percorso che vi propongo parte dalle subordinate che coinvolgono la categoria di causa, quindi causali, finali, consecutive, e poi vabbè ci sarebbero le concessive, ma sono più complicate, non le ho inserite nel percorso. Quindi subordinate che coinvolgono la categoria di causalità e connettivi, quindi un argomento diciamo di sintassi del periodo e invece un altro argomento che riguarda la testualità. Il percorso si articola in tre fasi. Allora, in primo luogo la presentazione dei costrutti, cioè di queste subordinate, non solo nella loro dimensione formale, ma anche in quella semantica e pragmatica. In secondo luogo, l'individuazione, questo è fondamentalmente un approccio nozionale, è quello di cui si parlava prima, cioè partire dal significato, dalla semantica, e arrivare solo in un secondo momento alle realizzazioni formali. Quindi il secondo punto è l'individuazione delle diverse possibilità di realizzazione sintattica di ciascuna relazione semantica all'interno del periodo. In terzo luogo il passaggio alla dimensione testuale, con l'individuazione delle strategie di espressione formale delle stesse relazioni semantiche, non più all'interno del periodo, all'interno della frase complessa, ma all'interno del testo. Mi spiegherò meglio. Allora, partiamo dal primo punto, che abbiamo detto appunto è la presentazione di queste subordinate nella loro complessità semantica. Partiamo dalla frase causale, dalla subordinata causale. Più o meno quando spieghiamo diciamo, la subordinata causale ai nostri ragazzi, proponiamo a livello semantico la definizione, questa definizione indica la causa per cui avviene ciò che è espresso nella proposizione reggente. Poi probabilmente indicheremo alcuni delle congiunzioni subordinanti che introducono la subordinata causale, faremo qualche esempio di forme implicite e esplicite, e fondamentalmente diciamo messa così è una nozione abbastanza semplice che i ragazzi diciamo tendono a recepire in maniera abbastanza veloce, e che però probabilmente si chiederanno a cosa mi ha servito imparare questa nuova etichetta. In più, probabilmente questa definizione preliminare andrà incontro a alcune difficoltà quando ci si trova a lavorare con dei testi reali, cioè non con esempi creati ad hoc, ma con testi di tutti i giorni. Quindi, per esempio, una frase come uno, oggi sono stanco perché ho lavorato molto, è una realizzazione standard della subordinata causale, ma non altrettanto si può dire di smettila perché mi stai disturbando. Frase che in contesti pragmaticamente marcati si può benissimo ritrovare. Di fronte a una frase come questa, definizione di frase causale come quella subordinata che indica la causa per cui avviene ciò che è espresso nella proposizione reggente è una definizione che non torna più. Oppure un altro dubbio con cui i ragazzi si trovano spesso a che fare, sia quando a livello di sintassi del periodo lavorano sulle finali e le causali, sia a livello di analisi logica quando lavorano sul complemento di causa e sul complemento di fine, è la distinzione fra i due.
Per cui due frasi come resto in ufficio perché voglio sbrigare del lavoro e resto in ufficio per sbrigare del lavoro, la prima sarebbe a livello formale è una proposizione causale, la seconda è una proposizione finale. Però è ragionevole il dubbio che può venire a un ragazzo di dire ma vogliono dire la stessa identica cosa nella stessa disposizione, può solamente un che cambiare e fare così tanta differenza e quindi rendere la prima una frase causale e la seconda una frase finale? Rispondere a queste domande non è banale. Allora, forse una riflessione sulla complessità della nozione di causa, sulla complessità semantica e logica della nozione di causa, non è una riflessione inutile. Quindi non esiste una sola causa, a un livello semantico e logico non esiste un solo tipo di causa, ma ne esistono tre almeno. Esiste una causa fisica che è quella a cui noi pensiamo tradizionalmente quando pensiamo alla causa. Cioè è una causa specifica che riguarda l'evento particolare di cui si tratta e in questo caso la sovraordinata e la subordinata esprimono un forte legame di necessità, cioè c'è un nesso causa-effetto molto vincolante. Infatti, proprio per questo vincolo che c'è tra la causa e l'effetto, l'evento espresso dalla sovraordinata è d'obbligo posteriore rispetto a quello espresso dalla causale. Quindi l'asfalto è bagnato perché piove. L'asfalto è bagnato ovviamente è successivo alla pioggia, perché c'è un legame necessario di causa effetto che crea un vincolo anche sulla linea del tempo. Ci deve essere prima la causa e poi l'effetto. Ok, c'è però un altro tipo di causa che è invece il motivo del fare, no? Quindi quanto è espresso dalla causale non ha come effetto necessario lo stato di cose espresso dalla sovraordinata, ma costituisce il motivo dell'azione in essa espressa. Quindi, in altre parole, c'è un soggetto che agisce e c'è la sua volontà. Quindi, per esempio, non vengo a teatro perché sono stanco, non vengo a teatro perché domani mi alzo molto presto. In questo caso il fatto che ci sia di mezzo in questa relazione causa-effetto la volontà di qualcuno fa sì che la successione degli eventi sulla linea del tempo non sia a senso unico. Cioè l'evento espresso dalla subordinata può essere sia anteriore che posteriore. Come nel caso di non vengo a teatro perché domani mi alzo molto presto. In questo caso la causa è successiva all'effetto. Okay? E poi c'è invece una causa che esprime il motivo che induce a pensare quello che è espresso nella sovraordinata. Come ad esempio in è piovuto perché l'asfalto è bagnato. In questo caso, ovviamente, l'asfalto bagnato non è la causa della pioggia, no? Ma l'asfalto bagnato è ciò che ci induce a dire, a dedurre, a inferire che è piovuto. Quindi siamo di fronte non a una causa dell'evento è piovuto, ma alla causa della mia affermazione. Ok? La stessa cosa vale per gli atti linguistici.
se io dico stai attento perché l'asfalto è bagnato, la causale sta motivando, cioè, la mia, il mio atto linguistico, il mio invito. Ok? Sono quindi diversi tipi di causa. Quindi ci servono per spiegare la differenza tra oggi sono stanco perché ho lavorato molto e smettila perché mi stai disturbando. Poi vedremo nel concreto cosa ci si può fare con queste nozioni, non vi sto proponendo di trasferirle ai poveri allievi. Un altro fattore di complessità della relazione di causa è la tangenza semantica tra finalità e causalità. Appunto quello che dicevamo prima in merito alle frasi resto in ufficio perché voglio sbrigare del lavoro e resto in ufficio per sbrigare del lavoro. C'è questa tangenza semantica? Perché nei costrutti finali il rapporto che lega i due eventi descritti nella subordinata e nella sovraordinata è anche quello di tipo causale, cioè c'è una causa e c'è un effetto, però mentre nella causalità l'evento causante presenta una qualità attiva, cioè è una forza motrice, cioè la causa è il motore e il fine è passivo, nella finalità accade qualcosa di strano, nel senso che il fine è l'effetto, quindi è causato, ma è anche il motore dell'azione. È l'effetto, ma è anche causante. Cioè, se io resto in ufficio per sbrigare del lavoro, il fatto che io voglia sbrigare del lavoro è il motore, è in qualche modo la causa del mio restare in ufficio, anche se in realtà è l'effetto. Sì. Forse puoi aiutarmi, se io mi sono trovato in questo caso, io l'ho spiegata con la priorità, cioè ho detto pensate che cosa è più importante per la persona in quella situazione. Se per lui è più importante quello, ha una priorità. Io devo lavorare, sto in ufficio, piuttosto prendo il computer, mi siedo, buttato fuori, gli ho detto, dall'ufficio chiuso in uno sgabuzzo a lavorare. Però la priorità forse è quella, cioè mettiamoci dal punto di vista non della frase, ma di chi la formula e perché. Quello può essere interessante forse. Sì, ma è esattamente questo, cioè che sia nella finalità, che nella causalità quando è motivo di fare, cioè quando c'è un agente, entra in gioco la volontà, sia nella finalità che nella causalità. È proprio il punto di vista soggettivo, la volontà di chi compie l'azione, che crea questo cortocircuito tra cause e fini. Quindi, quando il legame causa-effetto tra due eventi descritto da un costrutto causale non è necessario, ma entra in gioco l'intenzione del soggetto che agisce e la causa è quindi un motivo di fare, c'è questa tangenza semantica tra causalità e finalità. Quindi è per questo che la medesima azione del parlante, restare in ufficio, possa essere rappresentata sia come la motivazione che come il fine dell'azione espressa nella sovraordinata, come negli esempi che abbiamo visto. Ok, quindi questo per questo dal nostro punto di vista, a volte è opportuno essere consapevoli dal punto di vista teorico di queste complessità semantiche, anche per saper rispondere alle domande che arrivano, perché se c'è qualcuno un po' più sveglio la fa questa domanda. Passiamo al secondo punto, cioè alle
passaggio, diciamo, dalle relazioni di tipo logico-semantico alle loro realizzazioni formali. In questo caso partirei dalla relazione di consecuzione, no? Che è quella che riguarda le subordinate consecutive. La relazione di consecuzione è la relazione tra due processi, un processo P e un processo Q, nella quale P o un elemento di P comporta la realizzazione di Q. Quindi è una realizzazione causa-effetto. È una relazione di causa-effetto, anche in questo caso, no? Causa nel primo membro del costrutto, effetto nel secondo. Quindi ciò che differenzia la relazione di consecuzione da quella di causalità è la successione della causa e dell'effetto. Cioè la strada si è ghiacciata perché ha fatto molto freddo, effetto in prima posizione, causa in seconda posizione, oppure ha fatto molto freddo sicché la strada si è ghiacciata. Quindi causa in prima posizione e effetto in seconda. Questa è sostanzialmente la differenza tra i due tipi di relazione. Ovviamente nella relazione di causalità ci possono essere anche degli spostamenti, no? Si può dire siccome ha fatto molto freddo la strada si è ghiacciata, però diciamo quello è un tipo di realizzazione marcata, cioè la causa si mette prima solamente quando è già nota, altrimenti la successione normale è che prima ci sia l'effetto e dopo la causa. Allora, la relazione di consecuzione, che quindi è una relazione da una causa a un effetto, si può realizzare in diversi modi. Non so se leggete, spero di sì. La subordinazione è solo uno dei modi con cui questa relazione semantica si può realizzare a un livello superficiale. Ci sono le subordinate forti, diciamo, con una correlazione, quindi ha fatto talmente freddo che la strada si è ghiacciata e questa è la realizzazione prototipica, diciamo, della consecutiva. Subordinate senza la correlazione, ha fatto molto freddo tanto che la strada si è ghiacciata, ma il medesimo tipo di relazione si può realizzare anche con coordinate o anche tramite la semplice giustapposizione. Per esempio, ha fatto molto freddo, perciò la strada si è ghiacciata. Coordinate copulative, ha fatto molto freddo e la strada si è ghiacciata, oppure anche tramite la semplice giustapposizione. Ha fatto molto freddo, la strada si è ghiacciata. La relazione di consecuzione, anche quando non c'è del materiale linguistico che la esplicita, è comunque inferibile. Cioè, noi la capiamo lo stesso, non abbiamo nessuna difficoltà a capire che tra ha fatto molto freddo e la strada si è ghiacciata c'è una relazione di causa-effetto, a prescindere dal materiale linguistico che sta lì a dircelo. Si parla in questo caso quindi di continuum ipercodifica inferenza. Cosa intendiamo? Che a un livello sintattico, cioè a un livello formale superficiale, la stessa relazione può essere espressa tramite la coordinazione, la subordinazione o la giustapposizione, che sono solo strategie formali diverse per esprimere la stessa cosa. Lungo questa continuum, questa linea, che va dall'ipercodifica, cioè dal molto materiale linguistico che esplicita la relazione, all'inferenza, cioè alla relazione la comprensione della relazione demandata a ricevente. Questo fa sì che la stessa relazione possa essere espressa da diversi connettivi, che esistano connettivi specializzati per l'espressione di alcune relazioni,
relazioni, cioè perciò dunque quindi sono tutti specializzati per la consecuzione. E poi invece esistono dei connettivi più generici come E, che può talvolta esprimere la consecuzione, ma poi anche altre relazioni. Un'altra conclusione è che la relazione logica tra eventi, quindi o tra unità testuali, quindi o tra blocchi del testo, può non essere codificata da alcun elemento linguistico e essere demandata all'inferenza. Quindi è questo un po' il punto di passaggio tra la sintassi del periodo e la dimensione testuale. E qui prendo in prestito delle parole di Prandi, che ha scritto un volumetto piccolo e molto agile da leggere, che vi consiglio, intitolato La sintassi del periodo, che può essere diciamo utile per una riflessione su questi temi, che ci dice che lo studio dei margini del periodo, cioè delle subordinate circostanziali, è solo un capitolo, la parte di competenza di una grammatica in senso stretto, e cioè della grammatica della frase, di un tema più vasto, cioè l'analisi delle strategie di collegamento dei significati tra frasi. Visto in questa prospettiva, lo studio delle relazioni transfrastiche rappresenta un ponte ideale tra la grammatica in senso stretto e il testo. La grammatica delle frasi complesse e le strategie di costruzione di testi e discorsi coerenti e coesi sono due strade diverse di perseguire una funzione comune, ovvero la connessione transfrastica, quindi la connessione tra oggetti, che siano testuali, che siano eventi, quindi la costruzione di relazioni che poi si possono realizzare in diverse forme. Quindi lo studio delle relazioni che coinvolgono la categoria di causalità è a questo punto particolarmente importante per affrontare l'importanza dei connettivi come indicatori di relazione invece all'interno del testo, come indicatori di relazione di composizione testuale. In particolare le relazioni di motivazione e consecuzione che costituiscono i cardini del testo espositivo e del testo argomentativo. E appunto una riflessione testuale esplicita su come si formano questi testi, come abbiamo già visto e concluso insieme, è funzionale anche a un consolidamento delle abilità, sia di comprensione che di scrittura. Quindi proviamo ad andare a vedere come questa teoria può essere applicata. Se non avete domande o... Ci siamo? Ok, bene. Allora, in prima battuta qualche osservazione metodologica che traggo a mani basse da un altro volume di Maria Loduca del 97, ma molto bello anche questo, se vi capita leggetelo, che si chiama Esperimenti grammaticali, che appunto propone delle tappe per una didattica laboratoriale della grammatica, che poi sono le tappe del metodo induttivo, quindi valgono per la grammatica ma poi valgono per tutto. Quindi in primo luogo partire da una domanda, o su un oggetto della lingua o su una conoscenza metalinguistica già acquisita, quindi o su una definizione, per esempio, come la nostra definizione di subordinata causale. In secondo luogo, raccogliere i dati utili per individuare una risposta alla domanda di partenza, sia sollecitando, qui
forse ho trascritto male, sollecitando gli alunni a ricercarli nella loro competenza linguistica. Togliete il sia. Tale fase è fondamentale anche per il docente, per comprendere se la riflessione che intende sollecitare è alla portata delle possibilità cognitive dei ragazzi. C. Discutere in classe sui risultati ottenuti ed elaborare ipotesi di risposta al quesito iniziale. E poi registrare tutte le procedure e i risultati. Quindi tutte le fasi fin qui indicate, quindi domanda, raccolta dei dati e raccolta delle ipotesi scaturite dalla discussione, devono essere accompagnate dalla registrazione sul quaderno. Il momento della scrittura è molto importante, perché solo nel punto in cui si trovano a dover dare un'adeguata formulazione scritta per la propria ipotesi, gli studenti hanno modo di saggiare la consistenza e la praticabilità dell'ipotesi stessa. Ok, quindi partiamo dal primo modulo laboratoriale, che in realtà è quello più tradizionale, da fare a classe intera con un ruolo guida dell'insegnante abbastanza forte, perché è la parte più difficile, cioè quella sulla semantica dei costrutti. Io partirei per questo primo modulo da una schematizzazione delle relazioni di causa-effetto, a partire da esempi, cioè insegnare ai ragazzi a partire da degli esempi a schematizzarli in un semplice schema causa, freccetta, effetto. Quindi, per esempio, la frase "oggi sono stanco perché ho lavorato molto" diventerà, secondo la schematizzazione, "ho lavorato molto, freccia, sono stanco". La frase "vado al cinema per rilassarmi un po'" diventerà "vado al cinema, freccetta, mi rilasserò un po'". Questo esercizio, secondo me, è utile sia perché appunto li aiuta a ragionare sul significato, sui significati che si trovano a manipolare, e poi può tornare utile anche ovviamente per l'elaborazione di schemi. Non so se vi è mai capitato, almeno nella mia quotidianità, spesso i ragazzi mettono, quando fanno uno schema, mettono frecce a caso, oppure sono tanto contenti quando gli viene proposta una mappa concettuale, ma poi quando gli si chiede con la mappa concettuale davanti di spiegare quello che c'è scritto, non riescono a capire le relazioni, cioè tutte queste frecce che partono da una parte e dall'altra e che gli piacciono perché gli danno l'idea che tutto sia messo insieme, però poi spesso non riescono a interpretare la schematizzazione. Invece questo può essere un esercizio che gli è utile, anche in questo caso per capire le relazioni di causa-effetto nel periodo e nel testo. Si può quindi a questo punto elaborare uno schema a partire da questi esercizi sulle frasi causali e finali, da questa schematizzazione. Si può elaborare uno schema che ci dice che nel costrutto causale la sovraordinata contiene l'effetto e la subordinata la causa, e nel costrutto finale accade il contrario. Un'altra cosa, diciamo, diversa rispetto alla pratica tradizionale in questo caso è che non si presentano le subordinate singole, ma si presentano in combinazione con la loro sovraordinata. Cioè, quindi quando si parla di una subordinata non se ne parla mai come un tassello che può essere messo a caso da qualsiasi parte che ha un significato autonomo, no? Ma si cerca di presentarlo come un qualcosa che entra in relazione con un qualcos'altro. Quindi se non abbiamo il qualcos'altro
non esiste un senso, il senso si crea dalla combinazione. Quindi possiamo elaborare questo schema concettuale. A partire da questo schema concettuale, si potrà poi tentare di fare delle prove di commutazione. Cioè, se si tratta solamente di spostare dei tasselli, allora tutto sarà commutabile. Quindi, per esempio, se proviamo con la frase, scusate, con la frase finale, vado al cinema per rilassarmi un po', questa sarà facilmente trasformabile in un costrutto causale. Vado al cinema perché voglio rilassarmi un po', siccome voglio rilassarmi un po', vado al cinema, eccetera. I ragazzi non avranno difficoltà a effettuare questo scambio. Avranno invece difficoltà quando proveranno a fare l'operazione contraria, cioè quando proveranno a trasformare una frase causale in una frase finale, approdando al risultato ovviamente paradossale: ho lavorato molto per essere stanco oggi. Chiaramente tutti riconosceranno che questa è una frase che difficilmente qualcuno potrebbe produrre. Essere stanco tendenzialmente non è una scelta, non è qualcosa che si sceglie, ma è qualcosa che capita. Quindi, in base a queste prove di commutazione, potremo arrivare con loro a una prima conclusione da segnare sul quaderno, cioè che quando la causa di una determinata azione è un desiderio, un'aspettativa, un'esigenza del soggetto che la compie, essa assume le caratteristiche di un obiettivo, che è al contempo il fine e la causa scatenante dell'azione, che è quello che abbiamo visto prima. Con questo riusciamo a spiegare quei dubbi che a loro vengono quando le causali e le finali sono difficilmente distinguibili tra di loro. In questo, anche per noi, insomma, è opportuno non essere censori nei loro confronti. Cioè, se fanno un errore di questo tipo, è un errore comprensibile, è un errore utile, no? Quando sbagliano causali e finali. Questo però ci serve, questa prima conclusione, ci serve anche per fargli capire che le cause non sono tutte uguali, quindi, che ci sono per esempio delle cause necessarie e delle cause invece che implicano delle scelte. Io penso che questo, appunto, questo non è difficilmente comprensibile per loro, cioè invitarli anche a trovare nella loro esperienza quotidiana delle cause che sono scelte e delle cause che sono necessarie, è insomma un'operazione che penso che sia alla loro portata. Quindi, tramite un momento di discussione guidata, arriveremo a individuare che esistono delle cause necessarie e esistono delle cause scelte. E qui arriviamo a quella che noi abbiamo chiamato la distinzione tra causa fisica e motivo di fare, che non è necessario, diciamo, introdurre come terminologia, ma come concetto forse sì. Questo ci serve per arrivare a individuare il motivo di dire, che è il tipo di causa meno intuitivo, ma è quello che ci serve di più per passare dalla sintassi del periodo alla testualità e dalle subordinate ai connettivi. E questo lo possiamo fare proponendogli questi due esempi: l'asfalto è bagnato perché piove, oppure è piovuto perché l'asfalto è bagnato. Se proponiamo ai ragazzi di schematizzare queste due frasi come abbiamo fatto nel primo esercizio, cioè quello di individuare causa, freccetta, effetto, mentre questo esercizio funziona per la prima frase,
Quindi piove, freccetta, l'asfalto è bagnato. Per la seconda frase otterremo un risultato impossibile. Non può essere, appunto, l'asfalto è bagnato, causa, effetto, è piovuto. È qualcosa che non torna. Allora gli faremo notare che c'è una differenza fondamentale tra queste due frasi, tramite una parafrasi. Cioè, mentre la prima è parafrasabile come l'asfalto è bagnato e questo accade perché piove, la seconda è parafrasabile con è piovuto e lo dico perché l'asfalto è bagnato. E qui speriamo che siano arrivati a comprendere che esiste un terzo tipo di causa, che è la causa di quello che sto dicendo, non la causa di un evento al di fuori, nella realtà, ma una causa al di dentro di quello che sto dicendo. Questa, diciamo, è la parte un po' più diciamo, complicata e meno gestibile sotto forma di laboratorio. Necessita di una guida dell'insegnante abbastanza forte. Mentre invece questo modulo e poi quello successivo sono invece si prestano proprio a una a un metodo più induttivo. Mi sbrigo. Allora, prima esercitazione. Il testo è questo. Dopo la morte, ora questi sono testi, però si possono fare anche con testi che ci servono per altre materie. Dopo la morte di Carlo Magno, l'ordine politico da lui instaurato non durò a lungo, perché i suoi discendenti e successori furono troppo deboli e rissosi. Seconda formulazione, dopo la morte di Carlo Magno, l'ordine politico da lui instaurato non durò a lungo, infatti i suoi discendenti e successori furono troppo deboli e rissosi. Quindi proponiamo il confronto tra queste due frasi, identiche in tutto, se non che la prima è composta da una sovraordinata e una subordinata, e la seconda da due coordinate con un connettivo. Allora, si potrebbe partire da una consegna da svolgere individualmente. Per ciascuna delle due frasi individua quella che descrive una causa e quella che descrive l'effetto, disponendole secondo lo schema causa-effetto. E qui è un qualcosa che hanno già imparato a fare e che quindi abbastanza agevolmente dovrebbero produrre. In seconda battuta, proporre una discussione a classe intera a partire da queste domande. L'uso di elementi di connessione, perché, infatti, e di diverse strategie sintattiche, subordinazione e coordinazione, diverse, porta con sé delle differenze di significato? E in quali altri modi potremmo dire la stessa cosa lasciando invariato l'ordine delle due frasi e cambiando solo il modo per connetterle? Quindi, ovviamente, alla prima domanda verrà risposto di no, non ci sono differenze di significato tra la frase A e la frase B. E poi inviteremo loro, diciamo, a trovare altre strategie di collegamento tra i due membri di questo costrutto, che appunto potranno essere la coordinazione, un punto e virgola, una E. Quindi saranno loro, diciamo, a trovare altri modi per dire la stessa cosa con diverso materiale linguistico. Un terzo livello di questo esercizio potrebbe essere inverti l'ordine delle due frasi,
e cerca almeno 3 modi diversi per connettere nel nuovo ordine. Quindi i discendenti e i successori di Carlo Magno furono troppo deboli e rissosi, perciò il suo ordine politico non durò a lungo. Quindi, invertendo i due pezzi di questa frase, io passerò da una relazione di causalità a una relazione di consecuzione, e inviterò loro a cercare modi diversi per congiungerle. Otterrò auspicabilmente, poi dal confronto probabilmente usciranno fuori dei connettivi che indicano la consecuzione. Quindi, se loro si sono trovati in partenza a lavorare con connettivi di causalità, saranno loro a trovare i connettivi invece di consecuzione. Momento di confronto a classe intera sui risultati ottenuti, cioè su quali sono, su ognuno, quali strategie diverse ha trovato per esprimere questo nuovo legame, che non è più causale ma di consecuzione. Questi risultati andranno poi registrati in uno schema sulla semantica dei costrutti causali e dei costrutti consecutivi, analogo a quello che abbiamo visto per causali e finali, e di una tabella delle congiunzioni coordinanti, delle congiunzioni subordinanti e dei connettivi che esprimono entrambe le relazioni. Quindi, dai loro esempi prodotti da loro, dalle loro manipolazioni, estraiamo quel materiale linguistico, quelle parole vuote che ci servono a esprimere le due diverse relazioni. Queste liste chiaramente possono derivare da questo esercizio, ma possono essere ampliate poi quando si trovano altri connettivi o altre strategie di collegamento in altri testi, magari un cartellone, perché comunque sono elementi importanti. Un secondo tipo di esercizio è questo. Anche in questo caso si tratta di lavorare su testi segmentati, quindi su un testo molto frammentato, per ricomporlo. Quindi, per esempio, non me lo so leggere tutto, però in Europa nel XIV secolo si verificarono alcune... È un testo, diciamo, che nel suo complesso riguarda la storia demografica in Europa, l'evoluzione demografica dell'Europa. In Europa nel XIV secolo si verificarono alcune grandi epidemie di peste, diminuì la popolazione. Dal XV all'inizio del XVI secolo il numero degli abitanti crebbe lentamente. La natalità era molto alta, la mortalità era ancora più alta. E così via. Diciamo, quindi ci sono diversi punti in cui loro troveranno in forma segmentata e sparsa delle cause e degli effetti. Di più, ciascun punto ABCD, ciascuna tripletta o coppia di segmenti è collegabile con quella successiva. Possono avere dei punti in comune. Per esempio, al punto D E, il punto D finisce con la mortalità diminuì, il punto E comincia con la mortalità diminuì. Quindi c'è anche la possibilità di collegare i diversi punti tra loro. Una prima consegna da svolgere in gruppo potrebbe essere: in ognuno dei seguenti punti sono elencate 2 o 3 informazioni relative all'andamento demografico in Europa tra il XIV e il XVIII secolo. Per ciascun punto, quindi partendo, diciamo, dalle coppie o dalle triplette, per ciascun punto elabora uno schema che segnali attraverso l'uso di frecce, che in questo speriamo di
avergli insegnato le relazioni di causa-effetto tra gli eventi. Quindi in questo caso possono essere non solo due, ma quando ce ne sono tre, devono essere tre, e quindi pone attenzione al fatto che all'interno delle triplette il medesimo evento può essere contemporaneamente un effetto e una causa, o che una causa può avere più effetti e viceversa. Quindi in questo caso un uso, diciamo, un po' complicato, più complicato, diciamo, dello stesso meccanismo che però hanno già visto. Prova poi a unire le informazioni contenute in ciascun punto in un'unica frase, utilizzando gli opportuni connettivi. Quindi il passaggio è informazione segmentata, informazione in forma schematica, e poi testo, aggiunta di materiale linguistico che segnala le relazioni. Una seconda consegna da svolgere sempre in gruppo a questo punto potrebbe essere: utilizzando gli schemi elaborati per ciascun punto, crea un unico schema che raggruppi tutte le informazioni contenute nei sei punti. Ulteriore, prova a trasformarlo in un unico testo. Chiaramente poi un terzo momento sarebbe l'esposizione dei risultati ottenuti da parte di ciascun gruppo e un lavoro di correzione collettiva. Correzione collettiva che è importante anche perché ci riconferma che non esiste un solo modo giusto per svolgere questo esercizio, ma esistono diverse strategie e ogni gruppo probabilmente avrà trovato delle soluzioni linguistiche diverse, ma comunque accettabili. Quindi la domanda è: esiste un solo modo corretto per svolgere la consegna e esistono delle esecuzioni sbagliate? Alcune probabilmente saranno sbagliate. Bisogna vedere quanto hanno recepito di quello che hanno fatto fino qui. Auspicabilmente non ce ne sarà nessuna, però saranno tutte diverse e tutte giuste, che sarebbe il non plus ultra. Con quest'ultimo esercizio, quindi siamo già però approdati a una dimensione testuale, quindi siamo passati da la sintassi della frase, della frase complessa, al testo. E a questo punto sarebbe opportuno continuare a lavorare su quei connettivi che abbiamo individuato, cioè quelli di motivazione e quelli di consecuzione, all'interno della dimensione testuale. Magari inizialmente attraverso la manipolazione di testi predisposti dall'insegnante, quindi magari anche testi reali, ma su cui l'insegnante ha fatto un lavoro di scelta. Tramite esercizi di close, che sono appunto quegli esercizi in cui si toglie, no, un elemento e sono loro a doverlo aggiungere. Chiaramente in questo caso toglieremo i connettivi, infatti, perciò, dunque, per appunto stimolarli a utilizzarli in un contesto però comunque protetto, controllato. Esercizi di ricerca dell'intruso, per cui magari provare a, all'interno dello stesso testo, a scambiare i connettivi di motivazione e consecuzione e invitare loro, diciamo, a trovare l'errore, trovare quello che non torna. Un terzo tipo di esercizio che potrebbe essere utile è la riscrittura di testi con una sintassi molto frammentata e poveri di connettivi. Quindi utilizzare per esempio degli articoli di giornale, specialmente quelli sportivi che li appassionano almeno una fetta di loro e hanno in genere una sintassi molto frammentata, e invitarli a inserire connettivi che colleghino le frasi, invitarli a fare dei periodi più lunghi, a riscriverli con lo stesso materiale lessicale, però con dei periodi più lunghi, con una sintassi più complessa.
Una seconda tipologia di attività per lavorare sulla testualità, dopo diciamo, la manipolazione di testi predisposti, è quella ovviamente della produzione, che può essere guidata. Un esercizio utile è, per esempio, la transcodifica di testi segmentati in testi coesi, e questo è un esercizio che secondo me poi anche per storia e geografia è utile, quindi dargli degli schemi e però dargli come consegna quello di trasformarli in un testo. Un altro esercizio che può essere divertente e che apre diciamo uno spiraglio anche su un altro tipo di riflessione è quello di fargli trasformare delle trascrizioni di parlato in un testo scritto. Quindi magari anche qui diciamo un lavoro che può essere anche divertente, invitarli a pianificare un piccolo testo argomentativo, magari con un obiettivo diciamo concreto, plausibile per loro. Invitarli a registrarlo con un telefono e poi invitarli a trascrivere quello che è stato registrato. E infine invitarli a riscrivere quel testo in forma di testo scritto. Sempre appunto utilizzando gli opportuni connettivi. E poi appunto un ultimo tipo di attività è anche un'attività di tipo teorico, cioè di dichiarare esplicitamente le caratteristiche del testo argomentativo, tra cui la grande predominanza di connettivi appunto di motivazione e consecuzione, cioè quindi fargli capire che questi connettivi sono legati anche a determinate tipologie testuali, fargli capire per esempio che in un testo narrativo sono meno frequenti rispetto a un testo argomentativo, eccetera. Questo può essere fatto anche tramite l'utilizzo di corpora elettronici, che magari per loro può essere un giochino insomma anche divertente con la lavagna elettronica, di andare a cercare questi connettivi su cui hanno tanto lavorato e vedere in che tipi di testi si ritrovano e poi magari andare a vedere le diverse occorrenze. Comunque i motori di ricerca in genere sono strumenti che le appassionano e in più magari si abituano anche a appunto a manipolare dei corpora, degli strumenti elettronici per lo studio della lingua. Io qui ho riportato i risultati diciamo relativi alla ricerca di alcuni connettivi di motivazione e consecuzione, che infatti ci dicono che sono più frequenti nei testi espositivi e argomentativi rispetto ad altri. Però anche in questo caso appunto è un metodo induttivo, è un lavoro che li coinvolge di più e che quindi potrebbe aiutarli diciamo a fissare meglio queste nozioni. Io ho finito. Qua vi ho messo un po' di riferimenti bibliografici che poi tanto trovate in queste slide che dovrebbero essere pubblicate sul sito, e se ci sono domande io sono qui. Allora, anche oggi siamo riusciti a fare le 6, bene, però se qualcuno avesse curiosità o domande, noi siamo a vostra disposizione. No. Ah, la multa, no, niente, per carità, no, la multa alla macchina, no. Però...
Ci salutiamo e ci vediamo fra 2 settimane. No, però vi devo prima dire una cosa. Vi ricordate che l'ultimo appuntamento è fatto perché siate voi a presentare le vostre esperienze didattiche? Ancora nessuno mi ha detto niente. Io le 3 ore dell'ultimo appuntamento le devo riempire, ecco. Quindi pensateci, si tratta anche di brevissime esposizioni, di qualcosa di interessante che avete fatto, di cui volete parlare. Ecco, pensateci e poi se me lo volete scrivere oppure me lo dite di persona la prossima volta. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro.